frane, smottamenti, alluvioni, esondazioni, eventi che spesso portano alla perdita di vite umane e causano ingenti danni alle popolazioni. L'Italia è il più bel paese al mondo, ma anche uno dei più fragili sotto il profilo dell'assetto idrogeologico. A volte per la specifica conformazione del territorio, a volte, forse più frequentemente, per colpa dell'uomo e del mancato rispetto della natura. Su 700.000 frane che si verificano in Europa, ben il 70% si registrano qui da noi e, fatta eccezione per la Val d'Aosta, la Campania è la regione a maggior rischio. Lo stato del nostro territorio lo dicono i numeri, le 530.000 frane, e la Campania non è affatto una regione secondaria da questo punto di vista, perché è una delle regioni con una maggior estensione delle aree in dissesto idrogeologico e con un maggior numero di frane. Sul dissesto idrogeologico da qualche anno si stanno facendo delle politiche importanti. Finalmente si è iniziato con Italia Sicura un percorso che dovrebbe andare verso la pianificazione. Riteniamo però, e lo abbiamo detto anche al Presidente del Consiglio, che su questi aspetti è necessario porre una serie di iniziative anche sugli interventi non strutturali. Il dissesto idrogeologico come mare del secolo è stato appunto il tema al centro del convegno tenutosi questa mattina nell'auditorium della sede della città metropolitana, promosso dall'Ordine dei Geologi della Campania, che ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore provenienti da tutta Italia, meteorologi come Serena Giacomini del Centro Epson, della giornalista Rai Paola Guarnieri, di rappresentanti istituzionali del mondo accademico. Le funzioni in ordine alla salvaguardia del territorio sono demandate dalla legge agli enti territoriali, in particolare alle città metropolitane e alle province, che il governo ha però spesso penalizzato. È stato così per lunghissimi anni e noi lo abbiamo denunciato sempre forte questa cosa, in quanto quando c'era bisogno di risorse i primi tagli erano proprio sulla difesa del suolo. Oggi con Italia Sicura non dovrebbe essere proprio così. Il consigliere metropolitano Francesco Iovino ha invece posto l'accento proprio sullo sforzo che l'ente di Piazza Matteotti sta mettendo in campo in questo ambito. Nonostante i numerosi tagli avvenuti dalla parte del governo centrale, dobbiamo dire che la grande attenzione del sindaco dei Magistris rispetto a quello che è stato e diciamo tutte le difficoltà che si sono verificate, gli eventi naturali, c'è stata grande attenzione. Un'attenzione e anche a quella che diciamo la dinamica piena dei territori, i soggetti che intervengono, il contatto diretto con il mondo dei geologi, il contatto diretto con quella che è l'esperienza dell'università, l'esperienza dello studio, i centri di ricerca. Un'attenzione che si concretizza nello stanziamento di importanti fondi da parte della città metropolitana per la progressiva e costante messa in sicurezza delle coste e delle aree a rischio e attraverso l'attivazione di due progetti proprio con l'ordine, nella consapevolezza dell'importanza della figura del geologo, spesso a torto sottovalutata, nell'azione di salvaguardia e risanamento del territorio. La prima, alla quale due enti stanno già lavorando da due anni, ha portato al censimento delle cavità che solo dell'area metropolitana presenta ed ha lo scopo di prevenire i tristi fenomeni di sprofondamenti improvvisi del terreno. Questo lavoro è essenziale per un discorso di prevenzione, perché naturalmente la prevenzione del rischio passa attraverso una fase di conoscenza del fenomeno. Ma quali sono le aree maggiormente a rischio? Sicuramente l'areale del metropolitano di Napoli, l'areale a nord di Napoli, anche se per ragioni diverse. In effetti esistono in entrambi gli areali le cavità sotterranee, però queste hanno caratteristiche e distribuzione molto diverse in funzione dell'assetto geologico. La seconda invece, che verrà sancita con la sottoscrizione a breve di un apposito protocollo d'intesa, prevede la messa a sistema di tutti i dati geognostici e geofisici raccolti dai geologi e filtrati dagli uffici dell'ordine all'interno del SIT, il Sistema Informativo Territoriale della Città Metropolitana di Napoli, che saranno così resi disponibili a tutti gli utenti secondo vari livelli di accesso. Un sistema presente per ora solo in Emilia-Romagna e in Toscana. Avere banche dati è la base di partenza e quindi cercare di collaborare su questi temi è fondamentale. Ciò consentirà un monitoraggio costante di un territorio dalla geologia complessa. La geologia dell'area metropolitana di Napoli è caratterizzata da depositi vulcanici e in quanto tali depositi fortemente incoerenti, quindi
Il dissesto è abbastanza accentuato, soprattutto nelle zone collinari, nella zona di Camaldoli in particolare. Oltretutto c'è anche qualcosa da ricordare delle cavità antropiche che sono presenti nel sottosuolo del napoletano, anche delle aree più esterne alla città di Napoli, che amplificano questo fenomeno. Nella seconda parte del convegno si è svolta anche la premiazione del terzo concorso fotografico sul dissesto idrogeologico promosso dall'Ordine. Ad aggiudicarsi il primo premio, secondo quanto deciso dalla giuria internazionale composta da giornalisti e fotografi delle più prestigiose testate, docenti universitari ed esperti, è stato Alberto Pastore con la sua Atrana il giorno dell'alluvione, seguito da Fabio Ravera con la frana del Macerone e da Sabrina Porfido con una foto che ritrae proprio la frana di una strada provinciale sannita.